Cosa ne pensi di? Sono semplici quattro parole insignificanti che hanno una valenza fondamentale per certe persone qui sul web. A me fanno salire il Wagner, mi fanno venire voglia di invadere la Polonia. Io sono molto attivo su Instagram e faccio spesso delle live e la maggior parte dei commenti sono: Boban, cosa ne pensi di? E per esorcizzare l'odio per queste parole ho deciso di farci direttamente un video dove rispondo a tutti i vostri cosa ne pensi di? Così ci leviamo subito la patata bollente. Però ci sono altre parole che io odio tantissimo, come ad esempio la critica costruttiva. Avete presente quei commenti didascalici che partono sempre con Boban, questa vuole essere una critica costruttiva? E il commento è talmente lungo che si attiva la funzione di mostra altro e lì vado in bestia, proprio mostra altro, no, io non lo voglio leggere, boh, basta, sorvoliamo. E non solo, parole come argomentazione, sentite, ah, come stridula. Ma Boban, argomenta. Boban, dovresti argomentare. Ti prego, Boban, argomenta il tuo commento. Boban, ma il tuo giudizio è troppo affrettato e superficiale. Argomenta. Quindi questo format non avrà niente di queste cose. Non ci frega nulla di argomentare, tantomeno di fare una critica costruttiva. E nella sezione community del mio canale, questo bellissimo sistema che ha introdotto da poco YouTube, e noi influencer, sentite che bella parola, possiamo rimanere sempre in contatto con voi. Contenti? Lo so. Ho chiesto di proporre il vostro cosa ne pensi di. Smartphone in mano e leggiamo. Cosa ne pensi di quegli idioti che pensano che la Terra sia sferica? Per essere precisi, in realtà non è sferica. È asbastasica, leggermente schiacciata ai poli. Cosa ne pensi di comprare una casa in campagna dove nessuno ti disturba e così puoi fare quello che ti pare? Fatto. Mi trovo completamente isolato e posso stare in casa nudo a giocare a Crash Bandicoot con le tapparelle aperte. Meraviglioso. Cosa ne pensi di chiudere il canale? Cosa ne pensi di Star Wars 8? Allora, amici miei, devo essere sincero, è stato il capitolo che, mentre lo guardavo, l'ho adorato, ma tantissimo per alcune scelte, e l'ho odiato per altre. Quindi c'è questa forma di odio-amore. Ci sono questi due estremi che, durante la visione, senza dovervi argomentare tantissimo il mio giudizio, posso dirvi che Kylo Ren, meglio di Darth Vader, decisamente meglio, un grandissimo personaggio. Bellissima la scena della stanza rossa. Bellissima. Bellissima. Cosa ne pensi di sottometterti a Satana, il nostro magnifico signore? Lo farò, giuro. Allora ragazzi, appena ho proposto sulla mia sezione community questa stronzata del cosa ne pensi di, ho ricevuto tipo 50 commenti di gente che mi chiedeva: Boban, cosa ne pensi di Boban Pezov? Non fa ridere. No, non so se l'avete capito. Non fa ridere. Cosa ne pensi di Cetriolorek? Guarda, morti, sto diventando Cetriolorek! Oppure I am Pickle Rick! Ma meraviglioso. Cosa ne pensi di Caparezza? Cosa ne pensi di Caparezza? Cosa ne pensi di Caparezza? Te lo hanno chiesto tutti, tutti, cazzo, è vero, è vero. Su Instagram c'è questa cosa che ogni 5 cazzo di secondi mi chiedono cosa ne penso di Caparezza. Sì, mi fa cagare Caparezza. Si nota? Cosa ne pensi dei tuoi colleghi RKT e Frafrog? Non so se aspettarmi elogi o dissing. Lo so che tanti di voi vorrebbero tantissimo dissing, però posso solamente elogiare le capacità e le doti sia di Riccardo che Francesca. Poi li conosco anche di persona. Sono due bravissimi ragazzi, li seguo tantissimo e sono veramente, veramente molto, 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 molto talentuosi. Cosa ne pensi di questi? Cosa ne pensi? Minchia, che handicap. Cosa ne pensi del metal? La 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 la, metal, la 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 la, metal, la 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 la. E niente, nel senso che lo ascoltavo quando ero ragazzino, però è la classica musica che dopo un po' ti sfracella l'apparato testicolare. Non è un cosa ne pensi. Mi sento leggermente triste poiché non userai le argomentazioni.
A me piace così tanto sentire un bel discorso che fila pieno di argomentazioni e spiegazioni dell'idea. Un giorno lo farai così bello pulito sulle nostre domande, vero? Più un discorso di dialettica che un video. Io lo apprezzerei. Non ho sentito bene! Cosa ne pensi degli eterosessuali? Ma a me stanno leggermente sulle palle. Mi stanno più simpatici gli eterosessuali curiosi. Cosa ne pensi del settimo episodio di Stranger Things stagione 2? L'ho già dimenticato, come il resto della stagione. Non mi è rimasto un cazzo. Cosa ne pensi dell'immancabile relativismo culturale protagero? Ci sono tre commenti di fila che chiedono cosa ne penso del cosa ne pensi. Blocca. Ok, blocca. Blocca. Cosa ne pensi di Ho sbagliato più di te, il libro di Redez? Ma non si chiamava E rifarei tutto? No. Allora boh, sarà un altro. Cosa ne pensi se Nazi Veganide venisse stampato anche all'estero? Secondo me perfino gli svizzeri lo apprezzeranno. Ci stiamo lavorando, devo essere sincero, ci stiamo lavorando. Cosa ne pensi del diritto di voto universale? Ci stiamo lavorando. Cosa ne pensi del cosa ne pensi? Basta! Cosa ne pensi delle cene della vigilia di Natale in famiglia? Madonna. L'importante è che si mangi. Quello mi interessa e basta. A meno che non ci sia la prozia che sbava mentre te cerca di ingoiare il suo boccone e magari ti fa venire lo schifo. No. Cosa ne pensi del canale di Ciccio Gamer? A mio avviso sta avendo un gran miglioramento. Cosa cazzo me lo chiedi a fare? Allora cosa ne pensi di? Se hai la tua idea, mantienila. Se poi rischio di cambiare e influenzare il tuo pensiero, eh? Eh? Cosa ne pensi di chi non si taglia le unghie dei piedi? Secondo me sarebbero da estirpare. Bah, non lo so. Io me li stacco con le mani. Cosa ne pensi di Mr. Hyde? Nessuna risposta positiva, premessa. Allora, intanto ti mando a fare in culo in modo amichevole, perché non devo darti una risposta positiva? Dimmi, magari è un bravo ragazzo, che ne sai? A me non piace, non l'ho mai seguito e da quando è comparso che io dico che è un mezzo rincoglionito. Nessuna risposta positiva, ma oh, vai a fare in culo. Cosa ne pensi della strada che ognuno di noi percorre costantemente? Secondo te qual è il senso di ogni nostro piccolo passo? Allora, è una bellissima domanda. Il senso di ogni nostro piccolo passo è quello di guardare sempre per terra per non rischiare di pestare una merda. Cosa ne pensi di sto cazzo, best comico del mondo? Oh, ciao Paolino, come va? Come sta andando col tuo film Super Vacanze di Natale, eh? Come sta andando? Sta andando bene? Al botteghino, eh? Stai incassando? Eh? Cosa ne pensi di Luis? Ecco, un'altra domanda che ho ricevuto spesso in questi giorni. A me fa ridere. Mi fa ridere, punto. Sì, ma Yotobi ha detto che non ha contenuti. Non ho sentito bene! Cosa ne pensi della saga di Zelda in generale e di Breath of the Wild? Beh, Breath of the Wild l'ho praticamente finito, l'ho praticamente sviscerato a 360 gradi, è veramente un gioco della Madonna. Cosa ne pensi di Boban Peso? Devi morire. Cosa ne pensi dello spec? Buono. Cosa ne pensi di Your Name? Mi ha fatto emozionare. Sa scavare profondamente nell'animo di ogni persona, anche di uno come me, cinico e stronzo. Cosa ne pensi di Death Stranding, per quanto rivelato finora? Secondo me Hideo Kojima è un genio della Madonna e questo gioco, anche se non ci ho capito un cazzo dal trailer, io non vedo l'ora che esca. Sul serio. Cosa ne pensi di Skyrim? Ci ho giocato tipo 2 ore e mi sono rotto i coglioni. Cosa ne pensi di Robert De Niro? Ragazzi, per me è un mito. Io a casa ho un bel po' di film del grandissimo Bob De Niro. Però, ahimè, mi è scaduto dopo che ho visto Nonno Scatenato. Mamma mia, che film orribile. Pensare a Robert De Niro
in Taxi Driver, in Quei bravi ragazzi, ma anche nello stesso Padrino e tanti altri film, lo stesso Toro Scatenato, e poi mi vedo Nonno Scatenato. Vedere questo povero vecchio che si masturba con Zac Efron, e con io una persona che odio è Zac Efron, dovrebbero veramente fungarlo. Avete presente il fungo atomico? Io vorrei che ci fosse un fungo atomico sopra la testa di Zac Efron, cioè dovrebbe esplodere male, cioè lo detesto con tutto me stesso. Ok amici, grazie mille per la vostra attenzione, questo è stato un piccolo esperimento di Cosa ne pensi di? Privo di argomentazione e critica costruttiva, perché a noi non ce ne frega un cazzo di tutta questa roba, quindi non vi chiedo neanche di dirmi cosa ne pensate qua sotto nei commenti, se no sarebbe tipo una contraddizione. Niente, non dovete far nulla, andate in pace e alla prossima.